can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning. L'avvocato Roberto Paradisi, direttore tecnico di questa bellissima scuola di pallavolo, la pallavolo che in Italia è sempre amata ma anche in tutto il mondo. Beh sì, dopo poi i risultati delle Olimpiadi, lo spettacolo che c'è stato a Rio, credo che la pallavolo da quest'anno avrà un impennato, un ulteriore impennato, e questo ovviamente ci fa piacere. Noi da tanti anni lavoriamo con i ragazzi, soprattutto nel settore giovanile, e da quest'anno per la prima volta nella storia di questa città abbiamo le due prime squadre nella massima serie regionale, e cioè in Serie C. Il nostro obiettivo è sempre quello di far crescere i giovani, che da noi sono tantissimi. Invece quest'anno la novità è appunto i giovani, i maschietti. Ecco, direttore tecnico Lanari, che è soddisfatto. Beh, soddisfattissimo, poi per quello che ha detto Roberto, insomma, una società che si permette il grande vanto di schierare due formazioni di Serie C regionali, una maschile e una femminile, credo che sia una prerogativa di pochissime società regionali. Per quanto riguarda il settore maschile, sì, stiamo ripartendo un po' da capo, però abbiamo dei numeri che stanno salendo, con una prima squadra anche grande di età mediamente, però sono i ragazzi che ci permetteranno di far crescere con calma le giovani leve. Bene. Allora, avvocato Paradisi, quindi soddisfazione per tutto quello che sta accadendo intorno alla pallavolo di Senigallia. Assolutamente sì, siamo ormai una delle realtà più consolidate della provincia, ma devo dire anche come numeri della regione Marche. Noi abbiamo degli obiettivi, abbiamo dei principi. A noi piace seguire una filosofia, che è quella di far crescere i nostri ragazzi, non trasformarli in campioni, ma trasformarli in giocatori che hanno il piacere e l'onore di giocare con i nostri colori. Non ci piace francamente la pallavolo quando si vanno ad acquistare giocatori o non si lavora sul settore giovanile. Questo invece è il nostro obiettivo, noi vogliamo trasformare ogni nostro giocatore in un giocatore che ama la propria maglia.